No, molto meno, grazie Presidente. E io veramente oggi è la giornata in cui rimango sempre più perplessa. Perché? Perché si, con questa delibera di indirizzo, e tale rimane, si va a intervenire in un ambito che certo non è di competenza del consigliere o dell'assessore, o ci sono dei percorsi da fare. E sono stabiliti dalle norme, il confronto con i sindacati, i passaggi obbligati, quindi non è la delibera di indirizzo che detta un qualcosa, sono percorsi che devono essere fatti. L'abbiamo riconosciuto, sottolineato, affermato nelle commissioni e lo ribadiamo ancora adesso. Quindi, sinceramente, dire la memoria di giunta o l'assessore che dice devo reclutare in questo modo piuttosto che in quell'altro, beh, mi porta a riconoscere che forse i sistemi di reclutamento, il termine è brutto, però lo utilizzo, devono rispondere a specifici riferimenti normativi. Il mio intervento è anche come dichiarazione di voto. Per simpatia, noi del Movimento 5 Stelle voteremo favorevolmente a questa proposta, ma diciamo il contenuto, le linee di indirizzo devono fare i conti con quelle che sono le norme e quelli che sono i percorsi dovuti, quindi voteremo favorevolmente. E quindi tutto quello che viene specificato è conseguenziale, è logico, è normale, non può succedere che si alzi il telefono e si dica io assumo te piuttosto che un altro. Ci sono le norme e le norme devono essere rispettate. Linee di indirizzo, sì, è vero, ma senza, lo ribadisco, senza quella modifica. Perdonatemi, senza quella integrazione al regolamento non c'è delibera di indirizzo che tenga. Credo che chi è avvezzo alla politica più di quanto lo possa essere io non possa che darmi ragione. Quindi, veramente, ripeto, per simpatia, voteremo favorevolmente questa proposta. Grazie.